un'altra domanda. Anche l'anno scorso, pur non essendoci lei, il Parma in primavera volava. E come mai in questa stagione è possibile raggiungere risultati di questo tipo? Una ragazza che piace il sole, piace il bel tempo, quindi vogliono andare felicemente in vacanza e quindi fanno questo. La della battuta, non so quello che era discorso l'anno scorso, so quello che è stato quest'anno. Quest'anno abbiamo raccolto in questo periodo tanto, ma ribadisco che quello che abbiamo raccolto è frutto di quello che è stato fatto da gennaio in avanti, anzi, quello che è stato fatto dall'inizio del campionato con Colombo in avanti. Questo va riconosciuto, va detto, sarebbe troppo presuntuoso e anche ingiusto non dirlo, perché tutti quanti abbiamo dato il nostro contributo, quindi va riconosciuto a tutti la parte di bontà di tutto questo. La componente psicologica nel cammino positivo immagino abbia influito parecchio, perché forse il momento di cui parlava anche il collega prima è stato quando si è capito che insomma, i fantasmi erano chiusi nell'armadio e si poteva in effetti lavorare con la mente sgombra. Sì, l'aspetto psicologico credo che sia, che riguardi quella sfera dove indubbiamente si può andare a incidere di più, però anche quella sfera dove è difficile muoversi, è difficile riuscire a individuare esattamente che cosa è meglio fare, però sono assolutamente convinto che allenare una squadra dal punto di vista fisico non ci differenzi moltissimo tra un allenatore e un altro, tra un preparatore e un altro. Ci sono le differenze indubbiamente, perché ognuno ha un suo vissuto e le sue conoscenze, però farli correre non è così complicato. E poi tutto il resto diventa più difficile, e quindi con tutte le difficoltà, con tutti i limiti che ci si possono trovare strada facendo, però bisogna cercare di lavorare molto da questo punto di vista, e credo che quello che abbiamo fatto sia da questo punto di vista importante. Abbiamo raggiunto una maturità che non è ancora quella definitiva, quella totale, però abbiamo preso veramente conoscenza e consapevolezza di noi stessi. Questo i ragazzi credo che l'abbiano veramente, abbiano consentito ai ragazzi di ingigantire molto quelle che sono poi le performance, e c'è ancora molto da fare. Mister, un'ultima domanda. Fisicamente invece la squadra, dopo una vittoria difficile come quella di Lecce e una vittoria altrettanto difficile come quella di Siena, quante energie ha ancora per questi ultimi 90 minuti? Sicuramente non meno di quelle che possono avere le altre squadre. Quindi ce la giochiamo ancora una volta alla pari da questo punto di vista. Io da Palermo in avanti ho cambiato spesso volentieri interpreti, quindi questo dà anche la possibilità di avere energie più fresche, quindi avere più possibilità di affrontare la gara con energia, insomma con forza. Settimana scorsa c'era fuori Valdes, c'era Santa Croce squalificato, quindi sono giocatori che rientrano, giocatori che hanno anche riposato, che hanno più birra in corpo, ma credo che la birra soprattutto sia in questo momento più mentale. Mentalmente stiamo bene, abbiamo voglia, abbiamo veramente il desiderio di dimostrare, di far vedere ancora una volta che ciò che abbiamo fatto perché l'abbiamo voluto fortemente, quindi non ho grossi problemi in questo senso. Grazie. A voi. Grazie.